Salve a tutti ragazzi, con un'altra volta bentornati sul canale di Leon Trip e bentornati in un nuovo episodio di The Long Dark. Allora ragazzi, vi ho tagliato tutto praticamente nell'episodio, non ho fatto altro che camminare da quel punto là fino a qui alla baita. E niente, adesso sentiamo cosa ha da dirci lo stortone. Perché dici... There. You damn barrier. Esatto. Get the hell out of here. Fan cuore. I wasn't sure you had it in you, McKenzie. Sì, ci voleva morti, ho capito. Sì, 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 sì. Sono colpito, davvero colpito. Wow, il vecchio orso è morto, finalmente. Sì, l'ho fatto io. Tu che eri un cacciatore esperto, ti sei fatto fregare. Spiace. Anch'io in realtà, però. Voi fate finta di niente. Credo davvero che mi mancherei. Magari puoi andare a fargli visita e a parlarne una di queste volte. Io intanto ho fatto tutto quello che mi hai chiesto. Ora farei tu qualcosa per me. Aiutami ad uscire da qui. Pilota, te lo sei guadagnato. Questo è quanto. La vecchia diga Carter è un disastro. Vari terremoti l'hanno lasciata instabile. Nessuno ci va più. I piani più alti non sono messi male, ma più entri più peggiora. Se riuscirai ad entrare nelle viscere della diga, ti ritroverai dall'altro lato del fiume Carter. Segui il fiume e troverai in un posto chiamato Pleasant Valley. C'è un'antenna a onde corte gigantesca in cima a quella che chiamano Signal Hill. Dovrebbe essere abbastanza potente da raggiungere Perseverance Mill. Se la tua amica è lì, puoi mandarle un messaggio. Perseverance, scusate. Ma non so se l'Aurora alimenterà la radio, ma è la tua migliore occasione. Se non funziona, almeno sarai sulla strada giusta. Vai a nord da Pleasant Valley e vedrai le indicazioni per Perseverance Mill. Ti ci vorranno 2 giorni a piedi, ma almeno avrai qualche speranza di farcela. Ok, hai capito, attraverso la diga, seguo il fiume e trovo la torre radio. Dopo questa cosa dell'orso sembra una passeggiata. Perché non me l'hai detto subito? Per prima cosa dovevo essere sicuro che ce la facessi. Facci la cosa. Devi fare una cosa per me. Portare un messaggio a qualcuno è importante. Più importante di quanto credi. Un'altra roba. Non devi solo provarci, McKenzie. Devi farlo. Ascolta attentamente, un mio vecchio amico vive in una baita sulle colline vicino a Perseverance, si chiama Atwood. Gli abitanti del villaggio ti diranno come trovarlo, devi dargli questo messaggio al più presto. Ma sicuramente saranno 2 parole o 1 parola. Capisci, McKenzie? È importante. Potrebbe essere la cosa più importante che farai. Ah, niente! Guido gli aerei, cioè non è che... Ti ho già detto che non capisco, ma riferirò il messaggio. Di che si tratta? Wintermute. What's Wintermute? Cosa sarebbe Wintermute? That's the message. You want me to find this Atwood person and tell them a single word? Yes. Vuoi che trovi... Sì, è importante. Oh cavolo, lascia perdere. Lo farò da solo. Scusate ragazzi, ma è arrivato un messaggio da Sabatino. Una notifica da Sabatino in questo momento. E stavo cercando di leggerla, non ho fatto caso al testo. Questo muore però. Are you okay, Jeremiah? You don't sound so good. You have to take that message. Devi portare il messaggio a McKenzie, promettimelo. Ok. Ok, take it easy. I promise. I'll deliver your message. Ragazzi, tranquillo, lo prometto, consegnerò il tuo messaggio. Sii prudente, non ti ho tenuto in vita fino ad ora perché crepassi da idiota. Ti aspetto un lungo cammino, ma prima la diga. Cavolo, adesso c'è il messaggio in mezzo. Il tastierino per la sala di controllo non funzionerà senza corrente. Devi entrare quando c'è l'aurora nel cielo. Qualunque cosa tu faccia, una volta dentro la diga dovrai uscire prima che sia giorno, altrimenti potresti restarci dentro per sempre. Ah. Il codice è? Jeremiah? Oh, il codice! Ah, ok. 7611. Va bene. Tu starei bene, vero? Posso tornare se trovo le medicine migliori? No, starò bene. Un paio di settimane a impazzire qui dentro e sarò come nuovo. Certo, sempre che tu abbia ancora della morfina. Va bene. Vabbè. Un fuori, McKenzie. Come dici sempre, la tua amica potrebbe essere lì ad aspettarti. Spero tu abbia più buon senso. Spero abbia più buon senso di te.
Chi ha detto che era una donna? Anello nuziale, quello sguardo che hai quando parli di lei. Abbi cura di te, Jeremiah. Jeremiah. Anche tu, Mackenzie, ricordati, Wintermute. E forse ci rivedremo un giorno. Ok. Good luck, pilot. You're going to need it. And now... Buona fortuna, pilota, ti servirà. E ora un altro destino mi chiama. Boh. Che cavolo. Era tutta una finta? No, no, non era una finta. Ma che cavolo ce l'ha la radio? Non va. Mi spiace. Ma ce l'ha? Ma che... Perché? Perché ci ha detto una marea di puttanate? Dimmi che posso entrare, però, perché... C'ho tutta la roba dentro, eh. Sì, si può entrare. No, scusa, l'ho vista. Oh. Ma che... Ma... Ma che... Vabbè. Ragazzi, per prima cosa... Vediamo, allora ragazzi, ho saputo Sabatino Riem che ha commentato non so cosa, però vedo metà del messaggio. Poi lo andrò a leggere, non ti preoccupare. E vediamo un po'. Eh no, ragazzi, scusate. Devo per forza togliere questo messaggio, se no... Non riesco a cliccare sulle opzioni e mi apre la pagina browser. Ok. Allora. Trust. Successivo. Dai oggetti. Gli do un panno. Conferma. Ho 308. Quanto mi manca? A parte che non credo che... Fiducia. Dobbiamo arrivare a 375. Questi cacchi. Allora, trust. Io gli do tutto, ma che me frega. Dai oggetti. Pago i panni. Pago il bastone. E siamo arrivati a 315. Non bastano. Qua non ho più niente da dare. C'ho la pelliccia di coniglio seccata. Me la prendo, ragazzi. Il frammento di ferraglia non mi interessa. Il sacco piro lo lasciamo lì. Questa è sua. No, niente, ragazzi. Allora, ragazzi, mi organizzo un po' l'inventario e vedo se riesco a... Beh, queste sicuramente sono da prendere a bombissima. Sì, siamo stanchi, adesso dormiamo anche. Questo sì. Un attimo, ragazzi, che metto in ordine. Vabbè, qua c'è del carbone e della legna. La lascerei giù. No, ho detto di lasciarla giù. Ok, mi prendo anche questi da bruciare, non si sa mai. 36 kg, va bene. Allora, ragazzi, adesso io lascio la casa. Questo qua non me la racconta proprio per niente giusta. Comunque, io lascio la casa perché ho notato una cosa nelle missioni, adesso vi faccio vedere. Che le secondarie, c'è scritto nascondiglio delle scorte di Mystery Lake, ok. E questi qua sono tutti i nascondigli che abbiamo preso. Però qua c'è scorte di provviste e Forest Talker. Vedete. E qua ci sono piani della forgia. Cioè, piani della forgia. Jeremiah ti ha parlato di una forgia Forum Mursenk. Mursenk. Vabbè. Al suo interno sono nascosti alcuni vecchi piani di fabbricazione. Trova i piani di fabbricazione vicino alla forgia e vai alla forgia. Ok. Quindi vai alla forgia Forum Mursenk. Forum Mursenk. Dove cavolo è? È qua. Ok, quindi dovrebbe... Eccola qua. Ok, noi dobbiamo andare alla vecchia casa della famiglia Spence. Vecchia casa della famiglia Spence. Vediamo se riusciamo a trovarla, ragazzi. Ragazzi. Però, prima di tutto, ragazzi, adesso i miracoli dell'editing. Vado a mettere giù le cose nella casa, quella classica, diciamo, quella con la bandiera del Canada. E... 3, 2, 1... Boom!
Ok ragazzi, avete visto i miracoli dell'editing cosa fanno, mamma mia. Ok, vado a mettere giù un po' di roba qua ragazzi e poi vi dico cosa faremo oggi. Cioè, in pratica andremo in quella cosa là per cercare i progetti. Non qua, ma li avevo messi qua su. Quindi ragazzi, adesso metto giù un po' di peso e poi partiamo. Ok ragazzi, ho messo giù tutta la roba. Ok, adesso siamo leggeri perché abbiamo 26 kg su di 30. Il problema è che il fucile, ragazzi, pesa un botto, però non lo posso abbandonare. Decisamente no. Allora, andiamo fino qua dalla rotaia, ragazzi. Seguiamo i binari fino ad arrivare al tunnel. E anche questa volta, fase di editing miracolosa. E 3, 2, 1. Boom! Siamo al tunnel. Avete visto? Eh? Roba pazzesca. Ok ragazzi, saluto anche Franco Veralli che commenta sempre e condivide sempre i miei video. Grazie mille, mi stai dando veramente tanto una mano. Se anche voi volete essere salutati in diretta da Little Trip, condividete il video sui social network. Se Little Trip si ricorda. In questo caso mi sono ricordato. Va bene. Allora, adesso noi però usciamo da qua, giusto? Fatemi vedere una cosa. Qua lascia posto un mostro e qua lascia posto un mostro. Ok, dove cacchio la siamo? Allora, che io sappia, noi veniamo da qua adesso, giusto? E quindi noi dobbiamo andare di qua, quindi dobbiamo girare a sinistra. Però dobbiamo andare avanti prima. Speriamo che sia così, ragazzi. Credo di sì. Perché mi pare di ricordare che la mappa, cioè, è girata tipo al contrario. Noi stiamo andando in quella direzione là. Allora. Cioè, non è la mappa che siamo girati. Siamo noi che siamo girati al contrario. Va bene, proviamo a vedere se riusciamo a trovare sta casa. Guardate come corre adesso, vedete. Molto più leggeri, ci vuole molto meno tempo. Grandissimo. Allora io andrei giù qua dove c'è sto treno. Non è che magari abbiamo lasciato qualcosa qua. E invece preso in cotone. Anche no. No. Non abbiamo lasciato niente perché era vuoto. Bene. Allora ragazzi, dovremmo girare di qua. Campo dei bracconieri. Vediamo un po'. Qua. Quindi siamo qua. Quindi se giriamo adesso no, andiamo più avanti. Via. Andiamo molto più avanti. Perché non ce l'ha segnato prima? Vabbè. Buonanotte. Ok ragazzi, giriamo di qua perché lì c'è l'orso. È meglio starci molto lontano l'orso. No, orso. No. No, 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 no. E lì c'è un lupo. Bene. Riusciamo tipo a passarci in mezzo.
forse sì. Ok. Ah, io passerei sotto a quel coso là. Proviamoci. No, non vorrei correre perché se sono inseguito dal lupo vorrei avere lo scatto. Allora. No! Ah, un altro orso. Porcaccia la miseria. Ma dove cavolo sono finito io qua? Allora ragazzi, qua ci dovrebbe essere anche la casa però. Attenzione, vedo qualcosa forse? No, non vedo un tubo. Maledizione. Questa cosa. Un bengala, vabbè. Proviamo a scollinare qua, magari vediamo qualcosa. La vedo delle staccionate, però. Eccola, forse l'abbiamo trovata, eh. Ma c'è qualcosa. C'è qualcosa, sì. No, 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 no. E come ci arrivo di là? Porca la miseria. Ma che cacchio parli? Mi sono preso un infarto, vabbè. No. E qua sul bordo non dovrebbe essere sottile il ghiaccio, non è vero? Porca miseria. Vestiti bagnati, ok. Perfetto ragazzi, è proprio quello che volevamo. Come ci arrivo dall'altra parte io adesso? Senza morire di freddo. Devo arrivare da quelle case là e non so come cavolo arrivarci. Qua è sottile il ghiaccio. Porca miseria, ragazzi, non c'è speranza. Come faccio ad arrivare là? Ok, ragazzi, abbiamo fatto praticamente 2 centimetri, ma abbiamo fatto un giro della Madonna. Ok. E comunque io là non ci arrivo. Forse però ci arrivo da qua. Oddio. Ne siamo messi a vita. Aia. Speriamo di arrivarci da questo punto qua, ragazzi, che sennò alla fine. Casa della vecchia famiglia Spence. Ci siamo, eh. Ci siamo. Dove sono sti piani della forgia? Sarà qua la forgia? Qua non c'è un tubo. Però se c'è della legna mi posso scaldare volendo. Cos'è questo? No, pietra. Pensavo fosse il carbone, ragazzi. Zaino. C'è della legna comunque. Zaino vuoto. Prendiamo tutta la legna possibile. Che dobbiamo asciugarci. Ok. Tavole? No. Ok, ragazzi, direi di andare immediatamente in casa perché se no ci moriamo qua. Vediamo di riprenderci un po'. Ma non c'è una casa qua.
C'è un freddo boia. La casa è completamente distrutta. Maledetto Geremia. E niente ragazzi, devo accendere un fuoco. Per forza. Io mi metto qua dentro e accendo il mio fuoco. Carbone, perfetto. Legna di recupero. Carbone, 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 carbone. Eccola qua la forgia. Kit di pronto soccorso. Simulatore di emergenza, antidolorifici, va benissimo. Prendiamoci il carbone. E... contettore metallico. Piani della forgia. Un piano di vecchie pagine con istruzioni dettagliate su come costruire oggetti usando la forgia. Martello pesante. Un martello adatto a lavorare il metallo. Carbone. Ok. E ragazzi, mi serve il fuoco, per forza. Quindi mettilo qua. È accelerante anche, finché vuoi. Vai. Ok, ok, allora. Devo riuscire a scaldarmi. Legna di recupero, aggiungi, aggiungi. Allora. Accelerante. Vai. Ma vediamo cos'è sta forgia. Ok, ci devo mettere dentro il carbone probabilmente. Più che scaldare dovrei anche dormire. Il problema è che non ho il sacco a pelo qua, non c'è un tubo. Una razione militare, quasi così io mi mangio. Dov'è lo stimolatore d'emergenza? Qua mi serve lo stimolatore d'emergenza, sicuro. Vai. Eh sì. C'è una cassaforte dentro. Vediamo un po'. No, scusate. Ok, quindi è 40 qualcosa. Ok. 50. Ok. Apri. Che c'è qua dentro? Dei contanti. Munizioni per il fucile, fantastico. Guanti di coniglio. Perfetto, ragazzi. Forse siamo un po' troppo pesanti, però va bene. Ah, lì c'è anche un armadietto e una workbench. Vediamo sta forgia, cioè... metti dentro il carbone, boh. Anfibi. Capotto, versione invernale del tradizionale capotto usato dall'esercito, materiale di quantità non eccelsa.
ma resistentissimi, creato per resistere alle avversità, e te ne capiteranno. Me lo piglio. Sarà pesantissimo, ci sono anche gli anfibi qua. Purtroppo non proteggono lo freddo, quello resistente può sopportare la caviglia. Posso anche proteggere la morsi di animali. Qui sono i guanti da lavoro. Carbone. Vai. Come cavolo? Ok. Ah, possiamo fare un coltello improvvisato e un'accetta di fortuna. Bella roba. È tutto sto casino per sta roba. No, ce li ho già, ste robe. Vabbè, però l'abbiamo vista, ragazzi. C'è della ferraglia e niente. E io, ragazzi, me ne andrei immediatamente da questo posto. Sempre se riesco a trovare la strada per andarmene. I miei vestiti come sono messi? Allora, ragazzi, facciamo così. Adesso io provo ad avviarmi verso casa. E probabilmente ci vediamo quando sono arrivato là e se ci arrivo. Ragazzi, vediamo, Non è stato facile arrivare fino qua, non sarà facile tornare indietro. Ci vediamo a casa e speriamo bene. Mal che vada, vi dico subito che userò off camera anche lo stimolatore di emergenza. Perché sì, se mi serve lo uso. Ah, è arrivata un'altra notifica da Ariel Gualdi. Ha commentato. Nuovo video, ti do, sei un grande. Ok. Grazie Ariel. Condividi il video sui social network, per favore. Ok ragazzi, siamo tornati qua e praticamente sono ritornato alla forgia. Scusate, non sono andato da nessuna parte. E perché mi sono accorto di una cosa, e cioè è questa. Che qua ci sono delle assi. Vedete, qua si sale. E guardate cosa c'è qua. C'è da dormire. Non ci credo. E quindi, ragazzi, passiamo la notte qua. Tra l'altro qua si può anche rompere questa. Ci prendiamo un po' di legna di recupero. Ok. Adesso, ragazzi, cosa facciamo? Dormiamo. Cioè dormirò e poi andrò a casa. Ok, il congelamento è stato anche curato. Noi siamo perfettamente riposati. Mangia. Bevi. Ok. E andiamo. Ok ragazzi, siamo tornati finalmente a Mystery Lake. E sì, adesso stiamo abbastanza bene perché ho acceso un fuoco, ho fatto un po' di cose, quindi adesso siamo tornati qua con i piani della forgia recuperati. Ok ragazzi, ce l'abbiamo fatta. Adesso andiamo a mettere giù tutta la nostra roba. E io dico che nel prossimo episodio, ragazzi, finalmente possiamo andare verso la diga. E credo che il prossimo episodio sia l'ultimo di The Long Dark. E poi la serie verrà sospesa perché... non perché lo voglio io, ma perché manca l'episodio numero 3 di The Long Dark. Cioè, nel senso, gli sviluppatori non l'hanno ancora rilasciato e c'è scritto che verrà rilasciato... mi pare di aver letto nel 2019, quindi l'anno prossimo. Anzi, i prossimi due episodi verranno rilasciati in quell'anno lì, quindi dovrebbe essere concluso il gioco entro il 2019. Va bene. Comunque, ragazzi, qui cosa abbiamo cercato qua? Ah, c'era solo del giornale, va bene. Comunque, credo che il prossimo sia l'ultimo, perché andremo alla diga e vedremo cosa troveremo là. Quindi ragazzi, vi saluto, vi do appuntamento al prossimo episodio di The Long Dark, fatemi sapere la vostra nei commenti, condividete il video nei social network, ragazzi, importantissimo, mi raccomando, la cosa più importante è condividere il video sostanzialmente. E lasciate like, lasciate un commento, dalle un trip è tutto, io metto giù un po' di roba,
e ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti ragazzi.